Avvocato Basso, la sua arringa. Signor Presidente, signori della Corte, non riflettete e non capite voi ancora? Avete il cuore indurito? Avendo occhi non vedete? E avendo orecchi non udite? E non avete memoria alcuna? Queste parole di Cristo ai discepoli noi potremmo ripetere come epigrafe sul frontespizio del nostro processo, perché esso trae origine dall'incapacità di vedere e di sentire, di riflettere e di capire. Questo tipo d'uomo che ha occhi e non vede, che ha orecchie e non sente, questo tipo d'uomo fatto per la cronaca e non per la storia, è essenzialmente l'homo burocraticus, un uomo avvezzo a considerare l'ordine con la O maiuscola come la regola suprema, la gerarchia come il fondamento del mondo. Buonanotte, Beppe. Ma zia, sono solo 9 e mezzo. E tu quanti anni hai? 9 e mezzo, che c'entra? Quando ne avrai 10 andrai a letto alle 10. E allora perché Rosa non va a letto alle 2:05 del pomeriggio? Perché a 25 anni si può andare a letto quando se ne ha voglia. Che c'entra? Le regole sono uguali per tutti. Sei proprio figlio di tuo padre. Dormi ora. Buongiorno. Buongiorno. Non mi dirà mica che questa è la mia sedia. Se non lo sa lei, si figuri io. Ma se te l'ho portata a riparare più di un mese fa. Signora, c'è la guerra e lei mi parla di sedia. Guardi che ci si siede anche in tempo di guerra. E poi, se ho capito bene, la guerra non c'è più. Ha capito male, allora. Beh, guerra o non guerra, io rivoglio la mia sedia. Quando posso tornare a riprenderla? Sarà meglio che se la riprenda subito. Ma se non ha ancora finito la riparazione? Signora, se vuole che la guerra finisca, bisogna che le sedie se le ripari da sola. Io ho altro da fare. Nino! Nino, dove vai? Perché chiudi a quest'ora? Ida? Maresciallo? Le volevo dire, non venga domani.
Ne approfitti per stare un po' con suo figlio. Visto che sotto le armi non c'è, sarà a casa. Non faccio tanti giri di parole, maresciallo. Mi sta licenziando? Brava, Ida. Lei è una donna intelligente. Peccato che sia così distratta nel suo lavoro e così attenta al lavoro degli altri. Niente da fare, devo portare da Tesi a riparare. Ciao, Sante. Ciao, Ida. Allora, che novità dalla puntata? Nessuna. Che Nanni Pieri fosse uno dei peggiori si sapeva già. Ha intenzione di mandare delle pattuglie a Castellina e a San Carlo per catturare Stefanini, Betti e quell'altro, come si chiama? Podestà. Bisogna avvertirli subito. Sante, guarda che quello è gioco facile. Se non lo fermiamo subito, è un problema. Sì, Ida, lo so, ma bisogna stare calmi. Quelli di Castellina tutte le notti attaccano una camionetta e i tedeschi minacciano per ognuno di loro ucciso 10 italiani. Li hai visti i manifesti? Non voglio mettere in pericolo la popolazione. Tu tieniti in contatto con Ricciardella. Poi si vedrà come e quando agire. A proposito. Cosa? Quel fascista del Nanni Pieri. Dai, non mi fare gli indovinelli. Oh, Sante. Ciao. Noi andiamo dal Bencini a sentire Radio Londra. Vieni anche te? No, no, grazie. Allora ti lascio le chiavi. Posso stare tranquillo? Vai, vai. Ciao. 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 Allora, il Nanni Pieri cosa? Mi ha licenziata. Il signor prefetto Edoardo Facduel. Oberdan Chiesa, il tribunale straordinario militare, presieduto dal tenente colonnello Giuseppe Bartolini, riunitosi nella notte, la condanna alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena per aver svolto attività antinazionale come propagandista sovversivo. Per aver impugnato le armi contro lo Stato, militando nelle milizie rosse, e per aver contribuito, con la sua propaganda, a determinare attentati contro le autorità. La sentenza verrà eseguita questa mattina all'alba. Voi uccidete un italiano. Portatelo via. Figliolo, sei sicuro di non volere la benedizione del Signore? Dica al Signore di risparmiare le sue benedizioni. C'è chi ha più bisogno di me. Capisco i tuoi sentimenti, ma forse può... Rispetto la sua fede, padre. La prego di rispettare la mia. Signor prefetto, al di là delle questioni morali, lei sa che si vendicheranno, vero? Si rende conto che sta iniziando un gioco al massacro? Certo.
e ad ogni loro attentato seguirà la mia rappresaglia. E ancora, ancora, ancora. Non sono io, padre. È la guerra. La guerra la fanno gli uomini, signor prefetto. Prodone, attali! Prima fila, passo avanti! Prima fila, in ginocchio! Caricare! Puntare! Fuoco! Prima fila, a piedi! Prima fila, passo indietro! Plotone, riposo! Batte ancora. Chi è rimasto giù a Solvè? Dovrebbe esserci Lidio, l'innocenti, con una ventina di uomini. Hanno a disposizione poche armi, ma se la caveranno. Ci terranno informati sulle attività dei tedeschi e sugli spostamenti dei fascisti. Ma il resto del materiale è al sicuro? Tranquilli, è al sicuro. Allora ragazzi, il motivo per cui vi ho fatto venire quassù è semplice. Dal giorno dell'attentato a Nanni Pieri la situazione è precipitata. Le rappresaglie stanno diventando sempre più pesanti. Prima Overdan Chiesa, poi gli arresti. Mia sorella, mia moglie, tutti gli altri. Ci stanno facendo il vuoto intorno. Anche noi a Castellina siamo continuamente braccati. La rete delle spie si fa sempre più fitta. Appunto. Vedete, l'idea è quella di spostarci qua. Bisogna costituire una formazione armata nei boschi. Formeremo 3 gruppi di 25 uomini ciascuno. Il primo gruppo si stabilirà qua, in località Bufalaio. Il secondo a Fornacelle, il terzo a Franzaroli. Il comando prenderà posizione qua, un bufalaio. Questa zona di bosco è la più fitta e dovremmo essere al sicuro. Non resta altro che ottenere l'approvazione del Frangioni. Ma vedrete che non ci saranno problemi. Se non fosse così ottimista non sarebbe un buon comandante, no? Andate ora, il giorno non è sicuro qui. Ci terremo in contatto per coordinare i movimenti. Sai, Sante, a volte mi chiedo se farò in tempo a farmi una famiglia. Io invece preferirei quasi non averla. Il pensiero di far soffrire Yolanda e i bambini. Sai, sei fortunato a fare la guerra così giovane. Pensa, un giorno potrei raccontarla ai tuoi figli, senza fargliela vivere. Detto da te sembra quasi vero. È vero. Andiamo, dai. Processo, la guerra, la realtà terribile della guerra, noi la troviamo soltanto accennata, come un'immagine scialba dipinta appena su un fondale di palcoscenico, ma completamente assente dalla ricostruzione degli avvenimenti. E allora, poiché finora tutti lo hanno dimenticato, lo ricordiamo noi che dal 13 ottobre 43 l'Italia era in guerra con la Germania. E che i partigiani erano in quel momento le uniche truppe italiane combattenti alle dipendenze del governo italiano. E dobbiamo ricordare anche che in guerra i militari combattenti da una parte hanno il diritto e il dovere di sparare sui militari dell'altra parte. E allora per chi vede e sente e ha memoria, com'è possibile dubitare della legittimità dell'azione compiuta? Come si può mettere in discussione la legittimità dell'azione gappista contro Nanni Pieri e Vanore, due collaboratori dell'occupante al servizio della Repubblica di Salò? Tieni, Emilio, corri, va da babbo. Thank you.
mamma, questa volta ho preso tutto, anche il giubbotto per la sera, così non mi ammalo. Ma il babbo dov'è? Mamma, che c'è? Non possiamo più partire, Peppino. Babbo, ma che succede? Non lo so, Marietto. Ma stai tranquillo. Il babbo non ha fatto niente di male. C'è gente anche oggi? Sì, un po' meno di ieri. Bell'articolo, Carlo. Speriamo che qualcuno lo legga, questo giornale. Ma io... No, è di Valcarenghi. Continuino l'istruttoria contro i partigiani di Rosignano e Castellina. Santi e i suoi compagni nulla hanno da temere. Nessun delitto comune hanno commesso. Più le indagini saranno minuziose, più essi saranno lieti. Ma bisogna che l'illegale mandato di cattura sia revocato. Si aprono le porte di quel carcere che mai avrebbero dovuto chiudersi dietro le loro spalle. Solo non sono sicuro che più le indagini saranno minuziose e più saranno lieti. In effetti ormai l'operazione politica è chiara. Non dobbiamo farci illusioni sull'esito della sentenza istruttoria. Ma che figura ci farebbe la magistratura? Ah, stai tranquillo che la magistratura non si vergogna di nulla se alle spalle c'è il governo. Valcarenghi ha ragione. Ah, incredibile. Vede e sente tutto anche quando non c'è. Stai attenta al giudice istruttore. Potrebbe accusarti di sospetta ubiquità. Non è abbastanza fantasioso. Sospetta ubiquità a scopo sovversivo. Suona già me. Allora, come ormai era prevedibile, l'istruttoria si è conclusa con rinvio a giudizio di tutti gli imputati. I capi di imputazione li conoscete. Omicidio Vanore e tentato omicidio Nanni Pieri. Omicidi Scordo e Renzetti, omicidi Gaiozzi e Giannotti, tentato omicidio e tentata rapina nei confronti del Giglioli. Ovviamente il motivo politico non è stato riconosciuto in nessuno dei casi. Gradito ignora volontariamente l'esistenza della guerra di liberazione. Ignora i riconoscimenti ufficiali ai partigiani combattenti. L'unica espressione che conosce e che ripete per più di 300 pagine di istruttoria è bieco sentimento di vendetta. Sì, ma anche in questo caso c'è un dato preoccupante. Il tentativo di delegittimare la resistenza e sminuire nel valore. Ah sì, assolutamente. I processi ai partigiani accusati di reati comuni sono ormai centinaia in tutto il centro-nord. C'è in tutta evidenza un progetto politico. Quello di sbarazzarsi dell'opposizione. E del resto, con un ministro dell'interno come Scelba, dovevamo aspettarcelo. Caro Leno, come vedrai questa mia passa per via clandestina. Perciò non mi devi rispondere in tema. In questi giorni sono stato interrogato riguardo all'attentato dei carabinieri di Rosignano. L'appuntato Ricciardella ha negato di essere stato nostro informatore durante la Repubblica di Salò ed invece è vero. Stefanini e Podestà si ricordino, se interrogati, che io il giorno 20 gennaio del 44 mi recai a Guardistallo, dove essi si trovavano per avvisarli di rifugiarsi in altro luogo. Tutto questo vale a dimostrare che io avevo un'attività partigiana all'atto dell'attentato, perché il giudice tenta di dire che io ho agito come ammesso non perché partigiano, ma per vendetta personale, perché il maresciallo aveva licenziato mia sorella. Ecco tutto, scritto in brande con un lapis lungo un centimetro. Tuo Sante. Danesin, c'è l'avvocato. Come stai? Se può consegnare questa, meglio. Però è possibile. E Paolo? Non si perde mai d'animo lui. Poi da quando ha ricevuto la lettera di Togliatti,
quasi contento di stare qui dentro. Di Vasco si sa niente. Abbiamo pubblicato una sua lettera su Solidarietà Democratica. Ti porterò una copia del giornale. Per il resto è meglio che rimanga dov'è. Dovesse consegnarsi adesso, sarebbe riaperta l'istruttoria. Era un modo per dirmi che è chiusa. Sì. Siete rinviati a giudizio per tutti i capi in imputazione. Inoltre, tu, Paolo e Vasco siete considerati gli istigatori e per questo avete tutte le aggravanti del caso. I termini preferiti dal giudice sono ribelli, rapinatori di professione, sovversivi pericolosi. E certo questo non fa onore che li usa. Comunque, se tutto va per il verso giusto, tra ottobre e novembre inizierà il processo. E lì dimostreremo che i fatti che vi si imputano sono legittimi atti di guerra. Per fare questo però il collegio di difesa ha bisogno di sapere esattamente cosa avete sostenuto davanti al giudice istruttore. Fulvio, deve andare via di qua. Non sei per sicuro. Hai visto quanti ne hanno restato a Castellina? Se me ne vado chi ve lo fa il pane? Meglio patire un po' di fame che saperti in mano ai tedeschi. Con la fame si combatte male, Vasco. Dai, andiamo, così mi danno una mano a impastare. Perché dopo l'8 settembre lei, maresciallo Scordo, ha prestato servizio per il governo repubblichino? Perché ritenevo fosse mio dovere, in qualità di maresciallo dei carabinieri, garantire l'ordine pubblico di questo paese. E per caso ritiene anche che l'ordine si salvaguardi perseguitando i giovani renitenti alla chiamata e le loro famiglie? Io non ho mai perseguitato nessuno. E lei, Renzetti? Neanche io. E neanche il suo cane? Sa come sono i cani. Basta che vedono un uomo che corre e non seguono. È la loro natura. Sacco, sei un collaborazionista, Renzetti? Certo, ma non credo di poterne definire tale. Ah no? E come li definisce lei? Quelli che spontaneamente decidono di consegnare ai tedeschi una lista con i nomi degli antifascisti della nostra zona, sapendo benissimo che fine faranno. Come li definisce? Signor Giaconi, comprendo lo stato d'animo per la morte di suo fratello, ma le garantisco che i tedeschi vanno dove e quando vogliono, senza l'aiuto di nessuno. Ma se qualcuno gli dà una mano ci arrivano prima, e più facilmente. Non è vero, maresciallo? Può darsi. Hai o non hai consegnato quella maledetta lista? Sei o non sei un delatore che manda a morire chi lotta per la libertà del nostro paese? Io ho fatto solo il mio dovere. Questo dovere, maresciallo, si chiama tradimento. E il tradimento in guerra si paga con la vita. Tienili d'occhio, Vasco. Io e Paolo ci allontaniamo un attimo. Allora che te ne pare? Come che me ne pare? Mi pare che siano due nemici? Sì, questo si sapeva di già, ma della confessione.
Che ti aspettavi, Sante? Quando uno in guerra dice può darsi, vuol dire sì. C'è tutto nel verbale. Sì, c'è tutto. Vuoi che dia il cambio a Vasco? Così parli anche un po' con lui. Che vuoi che mi dica? Hanno ammazzato il fratello. Sì, ma non è per questo che li stiamo condannando. Lo so. Sizzo, ascoltami bene. Bisogna spostare l'accampamento. Questa zona non è più sicura. Ce ne andremo domani mattina all'alba. Però non possiamo portarci dietro i due prigionieri. Ci rallenterebbero troppo. Perciò tu rimarrai qui con loro, insieme ad altri quattro compagni. Se vuoi. Dove andiamo? Sì. Su al risparmio, ma non preoccuparti. Ci terranno in contatto le staffette. Adesso vai a dormire, te lo do io al cambio. Sicuro? Sicuro. Ah, Sizov! Se provano a fuggire o se vi trovate in una situazione di pericolo e dovete lasciare l'accampamento, sei autorizzata ad eliminarli. Quindi non c'eri quando furono uccisi? Non conosci le circostanze esatte della loro morte? No, ero già al risparmio con il resto della formazione. E il verbale dell'interrogatorio che fine ha fatto? Ce l'aveva Paolo, ma quando l'hanno preso i tedeschi se l'è messo in bocca e l'ha buttato giù. Per forza, non aveva altra scelta. Va bene, per oggi basta. Ci vedremo nei prossimi giorni. Avvocato? Sì? Non le sembra assurdo che il paese per cui io ho lottato adesso lotti contro di me? Mi sembra vergognoso. Arrivederci, Sante. Arrivederci, avvocato. Il giudice istruttore scrive: allo scordo non poteva addebitarsi altra colpa che quella di aver continuato a prestare servizio sotto la Repubblica Sociale Italiana. Colpa questa che non ne giustificava certo l'uccisione, detta sua colpa, fu la vera causa della sua morte. Sembrerebbe che sulla base di questa stessa affermazione si dovesse riconoscere almeno la natura politica del fatto. No, signore. Anche questa volta lo scordo e il Renzetti furono trucidati per basso istinto di vendetta. Perciò un'altra volta i partigiani sono dei delinquenti, mentre i due uccisi sono due elette figure di benefattori, uccise dall'odio fratricida, sempre secondo la stupefacente prosa del giudice istruttore. Prego, si accomodi, grazie. Mi dica. Sono la signora Nardini, ero cliente di suo marito quando c'aveva ancora la bottega. Se è venuta per reclamare qualche mobile, io non... No, figuriamoci, nella situazione in cui vi trovate. Sono venuta per dargli questo. È pochino, ma come si dice tutto fa brodo. È un aiutino, perché immagino sia difficile andare avanti con uno stipendio in meno. Grazie, signora. Grazie davvero. Quando lo vede, me lo saluti tanto. E gli dica che poi ho capito. Come? Sì, ho capito la faccenda della guerra. Ho capito perché ci aveva così tanto da fare. Insomma, lui lo sa e lo ringrazi, perché se non fosse per quelli come lui, a quest'ora sarei sempre nelle mani dei tedeschi. Arrivederci, signora, e auguri. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Un uomo pacifico, giunto incensurato fino a 40 anni. Un bel giorno tenta di uccidere il maresciallo che ha licenziato sua sorella. E uccide il carabiniere Vanore per sopprimere un testimone. Dopo qualche mese uccide anche Giannotti per sopprimere un altro testimone. Due omicidi, un tentato omicidio per una domestica licenziata. È dir poco assurdo. Il punto è che tutta l'accusa si basa sul presupposto che nessuno di loro era un partigiano. Erano soltanto dei banditi, dei delinquenti comuni. Se tu riduci le azioni di guerra a delitti comuni, basta un movente qualsiasi e il gioco è fatto. Episodi come quelli di Gaiozzi e Giannotti diventano l'eliminazione di un rivale e di un testimone scomodo. È da qui che bisogna partire. La difesa deve assumere come dato fondamentale la guerra. Vai dal Danesin. Sì. Interrogalo ancora su Gaiozzi e Giannotti. Ci vediamo domani. Va bene, domani. Ciao, Miranda. Ciao, Ida. Ho parlato con gli avvocati. No, perché? Si è chiusa l'istruttoria. Ci sarà un processo.
tranquilla, ce la faremo. Scopa! Come si dice in francese, scopa? Comment vous dites quand vous gagnez le jeu? Je ne sais pas. Non lo so. Vabbè, ma chi ha perso l'ha capito. Abbiamo capito, Paolo, abbiamo capito. Tabacco l'ho finito, ma se vuoi posso darti questo mozzicone di lapis. Tieni, se no dici che non pago debiti di gioco. Abbiamo trovato un uomo nel bosco. L'abbiamo fermato, ci sembra sospetto. Forse vale la pena interrogarlo. Vengo subito. Ma questo è Gaiozzi. Siamo colleghi, fai falegname anche lui. Oh santo, diglielo te, che non ho fatto nulla di male. Che ci fai qui in giro? Non mi pare stagione di funghi. Sono sfollato qua vicino, non potevo restare a Rosignano. Era troppo pericoloso. Comunque sarà meglio che tu non ti faccia più vedere qui in giro. Ma guarda che non facevo niente. Che? Non si può neanche più passeggiare. Sì, sì. Piuttosto, Gaiozzi, c'hai la tessera del fascio? No, solo quella del sindacato artigiani. Lasciatela andare. Ma stai attento, Gaiozzi. Attento a non passeggiare troppo. Grazie, santo. Lo sapevo che eri una persona per bene. Ci vediamo su. Il giorno dopo mandai due uomini per l'ostrazione. Trovarono vari caduti, tra cui due dei nostri e due tedeschi. Fu lì che trovarono i Gaiozzi, ma non lo seppi subito. Me lo dissero solo dopo la liberazione. Probabilmente sarà morto durante lo scontro a fuoco. Lo sai cosa sostiene il giudice istruttore sull'omicidio Gaiozzi? Quella storia sulla gelosia di mestiere. Esatto. Non fa una piega. Un uomo lascia il lavoro per andare a combattere i nazisti e poi, tra un colpo e un altro, decide di far fuori un collega perché lavora più di lui. Deve essere proprio un idiota quest'uomo. Già, comunque stai tranquillo. Non c'è uno straccio di prova che resti o si ritrovati siano dei Gaiozzi. Non sono neanche riusciti a determinare se siano di un uomo o di una donna. È riuscito a consegnare la lettera? Sì, ma d'ora in poi sarà meglio che tu interrompa le comunicazioni con gli altri. Devi parlare col collegio di difesa prima di tutto. Il resto pensiamo noi. Scusa, la cosa è andata un po' per le lunghe. E allora? È andata, Rosa. Ce l'ho fatta. In federazione nessuno ha avuto da ridire. Sono ufficialmente un giornalista. Ma almeno sai scrivere. E imparerò. E con questo potrai aiutare il babbo? Certo. Potrò raccontare il processo dalla parte degli imputati, sensibilizzare l'opinione pubblica. E poi ho già preso contatto con Vasco Giaconi e gli altri latitanti. Mi daranno un bel po' di documenti sull'attività della formazione. Così darò una mano agli avvocati. Grazie, Franco, ti adoro per quello che stai facendo. Abbastanza da sposarmi? Forse. È venuta una certa Nardini qualche giorno fa. Ti saluta tanto. Mi ha detto di ringraziarti, perché se non era per quelli come te, eravamo ancora in mano ai tedeschi. Meno male che c'è ancora qualcuno che capisce. Infatti, ha detto proprio così. Dica a suo marito che poi ho capito. Però non sono tutte come lei. Che hai da ridere? Dai, fai ridere anche me. Niente. Pensavo a tuo figlio, ti assomiglia proprio. Eravamo dal calzolaio, dietro di noi c'era una signora. Ad un certo punto ha detto una brutta cosa. E Beppe non ha fatto discorsi, mi ha tolto di mano una scarpa e mi ha tirata addosso. Ti ricorda niente?
Gli avvocati vogliono che spieghi di nuovo quello che è successo al Giannotti. Lo sapessi? Cosa avete fatto a mio marito? Abbiamo prelevato suo marito per condurlo al CLN, per essere interrogato. E perché mai, se non ha mai fatto del male ad una mosca? Questo lo dice lei, signora Giannotti. Noi avevamo l'ordine di accertare le responsabilità di suo marito in certi fatti. Ma quali fatti? Di questo ne parleremo a tempo debito. Tutto quello che posso dirle è che ci siamo incamminati e a metà strada ci siamo fermati dalle parti di Nocolino a mangiare. Lì suo marito mi disse che eravamo nei pressi della casa della moglie e dei suoceri e mi chiese il permesso di recarsi a farvi visita. Ma se le dico che a casa non c'è mai arrivato? Mi faccia finire. Suo marito promise che il giorno dopo si sarebbe presentato qui al comando del CLN ed invece non è mai venuto. Avanti. Lo dica che lo avete ammazzato. No! Lo dica lei dove lo tiene nascosto! Buongiorno. La pagherete per tutto questo. Restituite, signori della corte, a questi imputati il loro vero volto di partigiani, che da tanti anni si tenta in tutti i modi di sfigurare. Riconoscete che essi hanno legittimamente sparato su Nanni Pieri e Vanore, su Scordo e Renzetti. E allora vi casca tutto il processo. Perché le altre imputazioni hanno potuto nascere soltanto nell'atmosfera irreale di banditismo e terrorismo che si è artificiosamente creata. E dissipata quell'atmosfera, che cosa vi resta per convalidare l'accusa di omicidio in danno di Gaiozzi e Giannotti? È incerto persino il riconoscimento di un cadavere. Incerte le cause della morte, non vi restano neppure i brandelli di quella disgraziata maglietta che sono andati dispersi. Se dunque in ordine al primo gruppo di episodi voi dovrete pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in ordine a questi due ultimi episodi voi dovrete assolvere perché il fatto non è stato commesso. Ciao Ida. Scusa il ritardo, ma l'autobus non passava mai. Ma figurati, metti a letto. Beh, io vado. Ci vediamo domani in tribunale. Grazie, Ida. Senti, stai tranquilla. Cerca di dormire perché siamo in buone mani. Ci proverò. Buonanotte. Buonanotte. Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro di dire tutta la verità e nient'altro che la verità. Signor Presidente, chiedo che sia rivolta al test la seguente domanda. Conferma quanto da lei deposto nella fase istruttoria del processo circa i fatti avvenuti a suo danno in data 27 gennaio 1944. Il teste può rispondere. Confermo. Vuole ripetere a questa corte cosa avvenne in data 3 gennaio 1944. Licenziai la domestica che prestava servizio presso la caserma di Rosignano Solvay, certa Ida Danesin.
in quanto inefficiente nello svolgimento delle proprie mansioni. E come venne a conoscenza dell'identità del proprietario della bicicletta ritrovata sul luogo dell'attentato? Feci sequestrare il mezzo e convocai in caserma Tesi Eugenio e Mattiello Alessandro. Entrambi confermarono che la bicicletta apparteneva a Danesin Sante, fratello della domestica da me licenziata. All'inizio di gennaio il ragazzo di bottega mi portò a riparare la bicicletta del Danesin. E dopo i carabinieri dissi che la bicicletta che avevo riparato io era in condizioni migliori di quella che mi stavano facendo vedere. Escludo che la bicicletta che mi mostrarono i carabinieri fosse quella del Danesin, perché nello stesso giorno quella bicicletta era a casa mia. Buongiorno. Dunque, agli atti dell'istruttoria, il Danesin ha dichiarato che il teste, dopo l'8 settembre 1943, sostenne la sua attività partigiana informandolo sulle operazioni del maresciallo Nanni Pieri contro gli antifascisti. Ciò corrisponde a verità? No, non sapevo neanche che a Rosignano ci fossero dei partigiani. Non è vero, Bugiardo! Sono vigliacco! Vigliacco! Infame! Avverto gli imputati che non tollererò ulteriori sceneggiate! Conosce il motivo che spinse il maresciallo a licenziare la domestica? Negli ultimi tempi arrivava spesso in ritardo. Può darsi sia per questo. Signor Presidente, vuol chiedere al teste il movente dell'attentato ai danni del maresciallo Nanni Pieri? Grazie. Il teste può rispondere alla domanda. Il motivo è politico. Il Nanni Pieri era mal visto da tutti. Si comportava con la popolazione in modo rude e violento e più volte ha minacciato i giovani renitenti alla chiamata e i loro familiari per costringerli a presentarsi. Anche Umberto Terracini ha dato la propria adesione al Comitato per la Libertà dei Partigiani della Formazione Sante. La solidarietà della popolazione che c'è? Sto scrivendo. Li devi consegnare, Franco. Sono mesi che li nascondi da una parte all'altra. Certo, ma bisogna essere prudenti per non rovinare tutto. Se non ti sbrighi, tutta questa prudenza non servirà a niente. Il babbo vuole che i documenti siano messi agli atti, altrimenti che li hai raccolti a fare? Ora o mai più, Franco. Fui chiuso insieme ad altri in una stanza. Poi i militari, ridendo a squarciagola, cominciarono a lanciare bombe a mano da fuori. Sentii una bambina che piangeva vicino alla madre morta. Lo scoppio le aveva amputato un braccio. Teneva il moncherino in alto come per abbracciare la mamma. Furono lo Scorda e Renzetti a fornire le informazioni ai tedeschi per trovarci. Non ho altro da dire. Signor Presidente, vorrei che il teste Rustichi Bruno esponesse i risultati delle indagini da lui stesso svolte sugli omicidi del maresciallo Scordo e del commissario Renzetti. Grazie. Dalle indagini da me compiute fu subito evidente che nessun altro movente, se non l'odio personale, potevano spingere il Danesin e la sua banda ad uccidere i due onesti benefattori. Quanto allo Scordo, risultò del tutto infondata l'accusa secondo la quale egli perseguitava renitenti alla leva ed ebrei, tanto che Gore Edoardo ospitò una famiglia ebraica e non ebbe nessuna ritorsione da parte dello Scordo.
Quanto a Renzetti, non era più commissario prefettizio al momento della sua uccisione ed era ben nota la sua attività assistenzialistica per la cittadinanza più bisognosa. Signor Presidente, vorrei che Alteste Franchini Aldo fosse posta la seguente domanda. Ha mai subito minacce da parte del maresciallo Scordo? Sì, nel giugno del 1944 era in servizio presso la caserma dei carabinieri di Massa Marittima. Decisi di abbandonare l'arma e tornai a Riparbella, ma lo Scordo mi disse che se avessi lasciato il servizio avrebbe scatenato la rappresaglia contro i miei familiari. I tedeschi che fecero irruzione in casa mia erano comandati dallo Scordo. Prelevarono me e mia moglie, mentre nostra figlia di 13 anni fu lasciata in custodia di due tedeschi. Per i maltrattamenti subiti si ammalò di epilessia. In qualità di comandante della terza brigata Val di Cecina, posso affermare con certezza che dalla nostra documentazione risultava che lo Scordo e Renzetti avessero consegnato ai tedeschi una lista contenente alcuni nomi di antifascisti, tra cui anche il Fulvio Giaconi. Signor giudice, vorrei sapere dove si trova la documentazione a cui il signor Stefanini fa riferimento. È stata bruciata dai tedeschi. Chi dava gli ordini? O meglio, chi decideva le azioni da compiere nel contesto della lotta partigiana? Gli ordini a volte provenivano direttamente dal CLN provinciale o dal comando di divisione, ma erano più che altro delle direttive generali ed erano i GAP direttamente a decidere di volta in volta le azioni. I GAP avevano una certa autonomia decisionale. In base a quanto da lei appena deposto, allora, poteva accadere che un singolo individuo desse il via ad azioni di carattere personale, non decise da nessun organo superiore. Ho già risposto alla domanda. I documenti. Ci vogliono documenti di Franco. Di questo passo non ne caveremo le gambe. Stai tranquillo, Sante. Non sta andando male. Non sta andando male. Ma se quello non fa altro che domande capziose... Franco! Dove sono i documenti? Franco! E io ti dovrei far sposare mia figlia! L'imputato faccia silenzio! Franco! Franco! Non so niente, Rosa. Non mi fare domande. Perché non so niente, sono arrabbiato quanto te. Va bene? Ci vediamo a casa. Dobbiamo convincere la corte che gli imputati non stavano comodamente seduti nelle loro case a leggere i bollettini di guerra, ma anzi, erano nascosti alla maglia, col pericolo continuo di essere catturati. Il che significa che nell'applicazione del diritto di guerra si deve tenere conto della particolarità della guerra partigiana, a dire del carattere di clandestinità che assunse dopo l'8 settembre. E questo giustifica l'applicazione del decreto 194. Sì, ma c'è un problema. Il decreto dice che sono da considerarsi azioni di guerra le operazioni compiute dai patrioti nella necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione. Col Giannotti come la mettiamo? Il Giannotti è stato ucciso proprio nel periodo intermedio tra l'allontanamento dei tedeschi e l'arrivo degli alleati. Citiamo la sentenza del Tribunale di Rieti, dove si dice che il decreto è applicabile anche ai fatti commessi in località evacuate dalle truppe tedesche, ma non ancora occupate dagli altri. Bene. Ricordatevi che per Giannotti abbiamo dalla nostra i risultati dell'esperimento giudiziale. E per Gaiozzi le fotografie. Direi che ci siamo. Ciao Vasco! Forza Vasco! Ciao ragazzi! Come va, compagno? Signor Presidente, imputato Giordano Vasco Giaconi. Bene. Cancelliere, a verbale, l'imputato Vasco Giaconi si costituisce in udienza. Prego, accompagnate l'imputato insieme agli altri imputati. Ce la faremo, Vasco.
Signor Presidente, può chiedere alla teste Lina Meridi Gaiozzi chi fu a ritrovare i resti di suo marito e come poté essere certa del riconoscimento? Sì, fu il Tonelli a ritrovare le ossa a casa sua, al Risparmio. Io poi fui chiamata da carabinieri e riconobbi subito che la mandibola era di mio marito perché mancava il molare destro e poi anche i pezzettini di lana bruciata appartenevano sicuramente alla canottiera che lui portava il giorno in cui fu preso. Signor Presidente, può mostrare al teste le fotografie prodotte dalla difesa in apertura di udienza? Grazie. Come si chiama la zona fotografata? Si tratta della zona compresa tra le Prunicce e Montevaso di Chianni. Tra le due località ci sono 3,5 chilometri. Quindi, tra la località dove fu prelevato il Gaiozzi e quella dove furono rinvenuti i resti ossei, c'è una distanza di 3,5 chilometri, è esatto? Sì. Quanti cadaveri furono rinvenuti nella zona compresa tra le due località menzionate? Circa 80. Si trattava di tedeschi, repubblichini, partigiani, c'era un po' di tutto. E secondo lei è possibile che i resti ossei rinvenuti non appartenessero a Giuseppe Gaiozzi? È possibile, certo. Mio marito non aveva mai commesso atti di violenza. Aveva partecipato alla marcia su Roma, sì, ma era un cittadino onesto. Io non credo sia stato ucciso per ragioni di politica, ma credo fosse un testimone scomodo. La sera dell'attentato al maresciallo Nanipieri mi disse che aveva visto un uomo in bicicletta aggirarsi nei pressi della caserma e che quell'uomo era proprio Sante Danesin. Signor Presidente, vorrei far notare alla signora Giannotti e alla Corte che i risultati dell'esperimento giudiziale hanno dimostrato che è impossibile riconoscere i tratti somatici di un volto, seppur precedentemente noto, alle condizioni di luce e alla distanza in cui si trovava il Giannotti quella sera, pur ammettendo che fosse lì. Beppe, sbrigati, è tardi! Aspetta, non trovo il lapis! E te lo farei prestare da qualche compagno, dai! No, voglio solo il mio! Viva la proprietà privata! Ah, tutta questa storia per quel mozzicone? Sì! Perché? Ha fatto la guerra! Era del babbo che l'ha data a Paolo che l'ha data a me! Va bene, dai, ora andiamo. Rosa! Che c'è? Non ti sarei mica scordato anche la gomma ora? No, quando torna il babbo? Torna presto, mancano pochi giorni. E se il giudice è cattivo? E se il giudice è cattivo, noi andiamo lì, rompiamo le sbarre e ce lo portiamo via. A voi tutti, giudici, un solo appello. Lasciate la politica fuori dalla Camera delle vostre deliberazioni. Noi non vi chiediamo di condividere le nostre ansie, le nostre speranze. Noi vi chiediamo soltanto di applicare la legge. E la legge dice che si può condannare solo in base a prove certe del carattere comune del reato. Se la vostra mano tremasse, se il vostro cuore battesse più rapido, se la vostra mente esitasse, allora dovreste riconoscere che non avete certezza e dovreste obbedire alla legge che vi impone di assolvere. E a voi, fratelli imputati, lasciate che io vi dica grazie. Grazie per avermi voluto al vostro fianco. Lasciate che i marescialli Nanni Pieri
portino sul petto le frodate insegne di onore e dentro di sé il marchio del disonore. Portate voi fieramente i vostri ferri ai polsi e guardate a fronte alta i vostri giudici. Voi che portate dentro di voi la coscienza del dovere compiuto. Voi che non avete avuto bisogno di attendere che il sole sorgesse per credere alla luce. La corte si ritira per deliberare. Fuori a fare due passi con la zia. No, no, grazie Rosa. Io aspetto qui. Guarda che ci sarà tanto da aspettare. Non importa, io rimango qui. Allora rimango anch'io. Vieni, renderò il continente indissolubile. Creerò la razza più splendida in cui il sole abbia mai brillato. Creerò terre divine e seducenti. Con l'amore dei compagni, con l'amore dei compagni che dura tutta la vita. Per te questo io dono, democrazia, per servirti. Ma hai visto quanta gente c'era? Ne vedessi fuori, c'è tutta Pisa e Livorno giù nella piazza. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Pisa, visto l'articolo 479 del Codice di Procedura Penale, assolve Sante Danesin dall'imputazione di tentato omicidio nella persona del maresciallo Cesare Nannipieri e di omicidio in persona del carabiniere Giovanni Vanore, perché il fatto non costituisce reato. Assolve Sante Danesin, Giordano Giaconi, detto Vasco, Ulisse Bongini, Paolo Pannocchia e Nicolai Sisov dall'accusa di omicidio nella persona del maresciallo Luigi Scordo e di Francesco Renzetti perché il fatto non costituisce reato. Assolve Sante Danesin e Paolo Pannocchia dall'imputazione di tentata rapina in danno di Oreste Giglioli perché il fatto non sussiste. Assolve Sante Danesin, Giaconi Giordano, Paolo Pannocchia e Sisov Nicolai dall'imputazione di omicidio in persona di Giuseppe Gaiozzi e Arturo Giannotti per non aver commesso il fatto. L'udienza è tolta. Thank you.